Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Rifondazione Comunista in piazza oggi per tre motivi molto validi: si parla di scuola, si parla di salute, si parla anche di economia. Ci vuole spiegare meglio? Buonasera. Sì, oggi è un'iniziativa diciamo generale, nazionale di rifondazione che ha lanciato questo messaggio di mobilitazione: andiamo nelle piazze, cerchiamo di conquistare il nostro angolo di visibilità, perché obiettivamente di rifondazione purtroppo nessuno parla, nessuno discute, ma abbiamo proposte importanti in piazza da far conoscere la cittadinanza, e per cui oggi diciamo dove è possibile, dove riusciamo, siamo presenti nelle piazze con i nostri slogan, i nostri programmi, i nostri punti di vista sulle problematiche principalmente nazionali. Affrontiamo per esempio la problematica relativa alla scuola. Sì, diciamo che ci siamo trovati qui anche a dare questo volantino sulla scuola, perché molti non si rendono conto di quello che è anche c'è sotterraneo anche nelle singole scuole, una certa rifiuto, un disagio che non è tanto visibile, perché poi molto spesso si dice i docenti sono apatici, ma c'è veramente un disagio per cui non si esprime neanche. Era l'unico luogo, la scuola, dove c'era una sorta di democrazia vera. Adesso con un preside manager, ma forse neanche tutti i presidi vogliono diventare manager, adesso è un luogo dove ad esempio il preside può scegliere il suo corpo docenti. Avevamo una bella gerarchia nel senso della graduatoria e adesso tu ti ritrovi ad avere la scelta, che in questo ambito può anche essere diciamo clientelare, perché in un certo senso se tu hai la possibilità di scegliere il tuo corpo docente puoi anche, diciamo, come posso dire, favorire in un certo senso l'amico o gli amici degli amici. Nella scuola non credo che accadrà questo, perché comunque la scuola ha delle persone serie sia tra i dirigenti e non vogliamo andare contro il preside manager, però dare la possibilità di strutturare un impianto scolastico di questo tipo è veramente fuori luogo. Rifondazione Comunista cosa chiede e cosa propone? Guarda, noi stiamo proponendo un'idea che è quella di scuola aperta. Una scuola aperta, ci sono esperienze anche a Milano, la scuola nel pomeriggio, la scuola aperta fino alle 23 di sera, ci sono esperienze, ma sono anche esperienze che vengono da sinistra in generale, da altri partiti. Ma si tratta veramente di aprirla ai quartieri con le esigenze che vengono dagli stessi quartieri. Vuoi anche gli stranieri, gli emigrati, ma anche soltanto i nostri ragazzi che ormai stanno fuori dalla scuola nel pomeriggio e ciondolano di qua e di là e nessuno in un certo senso li organizza in un certo modo. Dovrebbe essere davvero un posto dove i singoli quartieri riescano in un certo senso intanto a far capire quali sono le loro esigenze e il comune stesso ad aprire degli spazi con delle risorse, con dei finanziamenti che ci possono essere, perché alla fine le scuole a volte sono chiuse perché non c'è il bidello, perché non hai la possibilità di... E allora non solo sul volontariato, ma anche su un intervento che può fare il comune stesso, a prescindere anche dall'aspetto nazionale. Quindi anche a livello locale, insomma. A livello locale si può intervenire, ci sono delle leggi, ci sono dei finanziamenti, Milano lo sta facendo, alcune leggi nazionali si inseriscono in questo senso nella scuola aperta, ma ci vuole qualcosa di più, andare proprio a vedere quali sono le singole esigenze dei quartieri, dagli anziani ai giovani, poi sono i ragazzi delle scuole medie che hanno quelli il disagio maggiore, che non riesci più a controllare, che poi ce l'hai in classe nel primo anno delle superiori e diventi matto perché non sai più come gestirli. Certo, una tematica molto importante anche per i cittadini è quella della salute. Oggi state parlando anche di quello, no? Certo, abbiamo anche il nostro volantino, diciamo che per l'ennesima volta
volta stigmatizza la questione dei ticket, no? Perché diciamo così, la sanità, che dovrebbe essere finanziata attraverso la fiscalità generale, ancora un po' la stiamo sostenendo con la fiscalità generale, con i ticket e diciamo così con dei processi di privatizzazione che ancora una volta assorbono finanziamenti pubblici a favore delle società private, e fra l'altro con una problematica riferita al debito pubblico che continua a sostenersi mediante i tagli. Allora si taglia, cioè uno dei settori diciamo più penalizzati è proprio quella della sanità. Il governo Renzi ultimamente si è vantato di questa finanziaria, di questa ultima finanziaria, di aver inserito 11 miliardi di finanziamento per la sanità, senza ricordarsi che nel patto per la salute dell'anno scorso i miliardi concordati dovevano essere 16, quindi non è vero che investe 11 miliardi. È vero che ne toglie 4 rispetto ai programmi concordati, e di questo si può andare avanti a parlare all'infinito, anche perché la questione del debito, che è diciamo il punto centrale di proposta che noi facciamo in queste giornate come quella di oggi, è quella del debito. Noi cioè su questa cosa del debito diciamo sì, sono accampate negli ultimi 20 anni tutti i tagli e le penalizzazioni agli enti locali e servizi pubblici che si sono verificati. L'ultima che sta avvenendo in questi giorni è quella della privatizzazione delle poste. Dunque si mettono in vendita il 40% delle azioni per il valore del 40% delle poste per incassare banalmente 4 miliardi, quando noi abbiamo più di 2.000 miliardi di debito. Quindi diciamo, siccome è un granello di sabbia, non sta in piedi che bisogna privatizzare le poste per risolvere il problema del debito. Noi diciamo il problema del debito si risolve a monte, diciamo anche a livello europeo. Se la Banca Centrale Europea negli ultimi anni, invece che prestare i soldi alle banche allo 0,05%, li avesse prestati direttamente agli stati, noi saremmo già alla metà del debito, e invece c'è questo giro, questo sistema della banca centrale che finanzia le banche, che poi prestano anche allo Stato a diciamo tassi speculativi, diciamo, perché è così che succede, e anche poi addirittura altre scelte che sono state fatte, come quelle di aderire a imposizioni folli come quella del fiscal compact, del pareggio di bilancio, diciamo sono scelte che portano in una determinata direzione. Praticamente noi diciamo lo slogan di questa giornata è: i soldi ci sono. I soldi ci sono, però purtroppo ci sono solo per i ricchi. Guardiamo solo l'IMU, tolgono l'IMU sulla prima casa, ma io toglierei l'IMU in rapporto al reddito. I super ricchi che possiedono veramente case del sogno, sì, non si vede il motivo per cui io devo andare a scontargli, non so, i 2.000 euro che possono pagare di IMU, ma veramente è un rivoluzionamento della Costituzione che prevede una tassazione proporzionale al reddito. Come reagiscono le persone con cui parlate? Ecco, le persone con cui parliamo, diciamo, allo slogan rispondono in modo anche direi: i soldi ci sono, e lo sappiamo. È una provocazione. È una provocazione, e diciamo che è difficile approfondire i ragionamenti, perché le persone normalmente, quando lanciamo lo slogan "i soldi ci sono", ci dicono: eh sì, ma li rubano, no? Cioè i politici sono quelli che fanno malaffare, che rubano. In realtà sì, è vero, c'è anche la questione della corruzione, e sappiamo anche a livello europeo che porta via tanta ricchezza al patrimonio pubblico, ma la questione
questione del debito e dei soci e dei soldi ci sono, invece sono questioni molto più penetranti dentro proprio ai rapporti economici instaurati soprattutto in Europa sulla base di una visione neoliberista che ci ha portato alla povertà.